Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, in questo video, che è un video ti consiglio, della rubrica ti consiglio, vi consiglio un prodotto che sto amando, che mi è piaciuto tanto e che sono stata felicissima di trovare nelle profumerie, in particolare da Sephora, perché non c'era fino a pochissimo tempo fa e io ve ne avevo parlato praticamente tantissimo bene, molto dispiaciuta del fratello gemello, diciamo. Perché mi era piaciuto tantissimo, però non essendo waterproof non andava bene per me. Allora voi direte, ma di che sta parlando waterproof? Non ci ha detto il soggetto. Il soggetto è il Better Than Sex di Too Faced. Il Better Than Sex di Too Faced. Se avete visto i video in cui ve ne parlo, già sapete, insomma, mi era piaciuto da morire, l'avevo provato, era bellissimo, pieno, mi dava un effetto ciglia wow, però me le praticamente appendeva, me le faceva ritornare nella posizione normale delle mie ciglia dopo qualche secondo, dopo un minuto, insomma dopo pochissimo, perché era la formulazione molto pesante. Io devo utilizzare per forza un prodotto che sia molto secco, si secchi bene, come quelli waterproof, appunto perché le mie ciglia sono durissime e quando le piego devono rimanere in piega. Quando ho saputo che avevano fatto la formulazione waterproof di The Real sono, scusatemi, di Better Than Sex di Too Faced, sono impazzita, sono stata felicissima. Allora ragazzi, vi giuro, sembrerò una pazza, ma chi è come me lo capisce. Quando l'ho preso tra le mani sono stata strafelice, perché mi sembra un gioiello, poi è pesantissimo, è stupendo, è un bijou solo a tenerlo nei trucchi, a tenerlo in mano, mi piace troppo e quindi sono stracontenta di averlo preso. È troppo bello perché ha questo pezzo proprio lussuoso, bellissimo, e poi ha questa scritta tridimensionale e ha queste gocce, tutte gocce praticamente che vogliono imitare le gocce d'acqua, appunto, che sono stupende. Io lo adoro, come avrete capito. E niente ragazze, veramente di cosa si tratta? Si tratta del Better Than Sex formulazione waterproof e non potevo chiedere di meglio. Praticamente un bel volume alle ciglia, una bella curvatura, vi tiene la curvatura appunto perché è waterproof e veramente mi è piaciuto tantissimo. Non so anche adesso, devo dire che comunque ce l'ho da stamattina, quindi da almeno 12 ore, quindi comunque non so quale effetto abbia adesso, cosa possiate vedere, però comunque come potete vedere le mie ciglia sono ancora incurvate e quindi questo già vi dà una garanzia e vi fa capire, perché se sapete il mio tipo di ciglia, poi comunque lo vedrete all'opera nei tutorial, perché il mascara che sto utilizzando, quindi vedrete voi stesse, ma comunque vi ho fatto già vedere che le ciglia tengono in piega tutta la giornata davvero. Ovviamente non so come reagisce sotto l'acqua, perché io non è che compro il waterproof perché mi debba fare il bagno in piscina o chissà cosa, ma lo compro perché appunto le mie ciglia devono stare in piega e ragazzi, ottimo. L'unica cosa importante è aspettare un po' prima di, insomma, di andare a toccare magari le ciglia o altro, oppure di vestirsi, non so se vi vestite dopo esservi truccate, insomma di aspettare un po' perché ci mette un po' ad asciugarsi, non è immediata l'asciugatura come ad esempio il mio, uno dei miei mascara preferiti, che è Architect 4D di L'Oreal. Quello si seccava abbastanza velocemente, questo invece, forse essendo più corposo, più pieno, ci mette un bel po' ad asciugarsi, quindi vi consiglio di stenderlo, di fare le passate che volete tutto, però poi di aspettare un po' perché ci mette ad asciugarsi. E niente ragazze, mi sentivo di consigliarvelo perché sono stata troppo felice, non vedevo l'ora di dirvelo, perché non so, magari qualcuno non lo sa e quindi lo sa adesso se vedendo questo video, è veramente stupendo. Io ve lo straconsiglio se cercavate un mascara waterproof che abbia una buona durata, una buona performance, vi infoltisca le ciglia ma comunque ve le allunghi e ve le tenga in piega. Io ve lo consiglio tantissimo, mi piace troppo. Non so cos'altro dirvi perché penso di aver detto tutto. Ragazzi, scusate, ma non so, dall'eccitazione lo faccio cadere. Comunque è veramente stupendo, ve lo straconsiglio. E il prezzo è di intorno ai 23 euro, come insomma lo stesso prezzo del Better Than Sex normale, e niente, lo trovate anche nella mini taglia come l'altro, appunto. E questo ve lo consiglio, vi mando un bacio, spero che vi sia stato utile questo video, perché a me quando l'ho visto da Clio, io ne sono venuta a conoscenza perché Clio ha fatto un
una recensione in cui ne parlava e quindi io subito lo sono andata a comprare immediatamente, l'ho prenotato da Sephora e quindi spero che se qualcuno non lo sa ne sia venuto a conoscenza tramite me e ne sia stata contenta. Vi mando un bacio, fatemi sapere se già l'avete provato, se vi è piaciuto, cosa ne pensate e al prossimo video.